abbiamo ben chiara la situazione. Qualcuno mi chiede: ma quanti saranno i danni? Io penso che almeno 1 miliardo di euro di danni in tutto il territorio ce l'abbiamo in Veneto. Ce l'abbiamo perché anche facendo dei calcoli spannometricamente sappiamo che danni al patrimonio pubblico e al patrimonio privato cubano più o meno quelle cifre. E se abbiamo risorse riusciamo a partire subito. Abbiamo anche così l'auspicio, e esprimiamo così una preghiera pubblicamente, di poter avere anche poi, come si può dire, libertà nella gestione commissariale, perché non si tratta di andare a spostare fango o a spostare detriti, ci sono anche quelli, ma si tratta di ripulire centinaia di ettari di bosco e si tratta di spostare tutte queste piante che sono di una mole paurosa. E quindi ci vuole piglio di operatività che è tipico della Protezione Civile Nazionale e spero che diventi, come si può dire, che prenda corpo anche in quello che saranno poi i provvedimenti che si faranno.